Allora, eccoci qua in diretta con Metropolis Calcio, la nostra ora di commenti, di approfondimenti alle notizie di giornata, alle notizie messe in risalto questa mattina dalla stampa sportiva e non grande approfondimento, grande spazio al momento negativo del Milan, come abbiamo preannunciato poco fa con Stefania Cattaneo, ma anche per commentare la vittoria del pallone d'oro di Leo Messi, ottavo pallone d'oro per lo straordinario giocatore argentino, campione del mondo con la sua nazionale, con coda però polemica da parte di chi vedeva invece altri giocatori meritevoli del pallone d'oro conquistato invece da Leo Messi. Diamo un'occhiata intanto a quelle che sono le prime pagine, i quotidiani sportivi in edicola oggi, vediamo un po' quali sono i temi più dibattuti. Gazzetta dello Sport, Vlahovic lancia Vlahovic la mia signora, chiedo scusa, Dusan Juve ad alta fedeltà, allungherà al 2027 andando incontro al club, in settimana vertice con l'agente, quindi il tema è il calciomercato e il possibile rinnovo con ingaggio ridotto però rispetto a quello attuale per Dusan Vlahovic. E durante la nostra ora avremo l'intervento di Fabio Santini che ci darà ragguagli e aggiornamenti della mattina sulla questione Vlahovic e sulle altre notizie di calciomercato, soprattutto che riguardano la Juventus per gennaio, ma anche un possibile derby di mercato sempre a gennaio per l'attaccante iraniano del Porto, Taremi. In taglio alto si gioca un po' sui temi legati ad Halloween. Halloween è un derby, dolcetti da Lautaro e le streghe per Leao. Lautaro che è entrato nella classifica del pallone d'oro, 20° posto, ieri ha parlato del futuro con la maglia dell'Inter, dell'interesse del Real, c'è solo l'Inter nella mia testa, le parole di Lautaro Martinez, le streghe per Leao, Rafa resta secco e nervoso e con Pioli ha dovuto chiarire. Questa è la prima pagina di oggi della Gazzetta dello Sport. Tra poco ci colleghiamo con Alberto Pastorella per intanto un commento di quella che è stata la serata di Parigi col pallone d'oro assegnato a Messi. Intanto il Corriere dello Sport con i segreti di Max, i più allenamenti, gli allenamenti con video analisi e anche il maggior numero di sedute di preparazione fisica e anche tattica atletica per la Juventus senza coppe, è un'altra Juve, nuova agenda di lavoro senza gli euroimpegni, schemi, test e dettagli, un gruppo trasformato, la sottolineatura del Corriere dello Sport. Di spalla Inzaghi che lancia i bomber, la collezione Inzaghi, Turan bomber, da Immobile a Dzeko e Lautaro fino al francese, 5 gol tra Serie A e Champions League, la differenza nasce dal modulo, scrive il Corriere dello Sport, che dà anche notizia, un retroscena di riferito a Napoli-Milan, cioè l'ingresso nello spogliatoio, l'intervallo di De Laurentiis che avrebbe un po' ribaltato la partita. Mister Aurelio cambia il Napoli dallo 0-2 col Milan alla grande rimonta De Laurentiis negli spogliatoi durante l'intervallo, il retroscena del premio prima della partita, si parla anche di una possibilità di premio appunto in caso di vittoria contro il Milan, poi vediamo magari nel dettaglio. Uno sguardo anche a Tutto Sport, alla prima pagina però di Tutto Sport, Vlahovic non in termini e in tema di calciomercato ma verso la sfida con la Fiorentina, Vlahovic prenditi Firenze, 5 giorni per convincere Allegri e poi malumori, infortuni per Pioli è l'ora più buia, e anche di spalla il titolo dedicato a Messi, Messi è il pallone d'oro dei veleni, l'ottavo pallone d'oro per la Pulce, fa discutere e noi ne discutiamo con Alberto Pastorella collegato con noi. Ciao Alberto, buongiorno. Ciao Michele, buongiorno a tutti. Allora, intanto voglio sapere la tua, è un pallone d'oro meritato? Ci sta che abbia vinto Messi, campione del mondo con l'Argentina, oppure no? Allora, il mio giudizio è che il pallone d'oro a Messi è lui, si spera sia l'ultima penale da pagare alla follia del mondiale tra novembre e dicembre, perché ovviamente ci troviamo ad aver assegnato, io personalmente no, ma comunque diciamo il mondo del calcio si trova ad aver assegnato pallone d'oro in riferimento alle prestazioni di un periodo temporale che di solito
apparteneva al pallone d'oro precedente, insomma, ecco, in parte almeno. Ecco, è chiaro che il mondiale a novembre e dicembre ha sconvolto tante cose, ha fatto più danni della grandine, secondo me, e questo, ripeto, è l'ultimo danno, si spera l'ultimo, che ha procurato, ovvero trovarsi a dover premiare per l'ennesima volta Messi, perché comunque ha trascinato l'Argentina al titolo di campione del mondo, e non premiare chi invece ha trascinato il Manchester City a una fantastica triplete molto più vicina anche temporalmente alle ragioni del pallone d'oro. Pari capire che sei per Haaland, lo avessi potuto votare Haaland tutta la vita, nemmeno, ma senza alcun dubbio, cioè proprio non c'è nessun dubbio. Ripeto, non è tanto un discorso di stabilire se tre vittorie di club sono più o meno di una vittoria di nazionale, insomma di nazionale, è proprio il fatto che comunque nell'arco della stagione ha impattato in maniera più rilevante e più a lungo, soprattutto, insomma, ecco, non per i 10, 15 o 25 giorni del mondiale, cioè non a caso Messi attualmente gioca nella Lega statunitense, insomma, certo. C'è qualcuno che ha sostenuto in qualche maniera che questo è un po' il pallone d'oro alla carriera per Messi, che questo è l'ultimo ballo, l'ultimo tango a Parigi di Messi, se vogliamo, no? Dovrebbe essere. Allora, Messi sì, può essere, dopodiché mi sono stati dati altri palloni d'oro non meritati, chiaramente lui adesso con la collezione è arrivata ad 8, ma sicuramente un paio almeno, se non ricordo male quello del 2010 e questo, potrei sbagliarmi, però con le date. Però 2010 è quello del Mondiale della Spagna, certo, sì, quello lì. Esatto, e sicuramente ne ha due di troppi, insomma, ecco. Però poi dopo di che non si discute Messi, è chiaro che non vorrei essere frainteso, si discute il fatto che non bisogna dare il pallone d'oro né alla carriera né al nome. Il pallone d'oro ha un'altra funzione, cioè bisogna darlo a quello che ha avuto il rendimento maggiore nella stagione passata. Ecco. Già si comincia a discutere se il mondiale può far parte della stagione passata o di due stagioni passate, ma poi a maggior ragione, non avendo combinato altro se non quello, resta appunto il discorso. Comunque resta la curiosità che il periodo agosto 2022 dicembre 2022 praticamente è andato ad essere compreso sia nel pallone d'oro dell'anno scorso che in quello di quest'anno, che è una cosa del tutto eccezionale, diciamo così. Venendo agli italiani in classifica, italiani nel senso giocatori che giocano in Italia, l'unico italiano nei primi 30 nella classifica è Barella, no? Che è arrivato, andiamo a vedere, a scorrere 27esimo. C'è Osimhen, che è il migliore giocatore della Serie A, all'ottavo posto, e c'è Lautaro Martinez, doppio finalista mondiale, campione del mondo e Champions League, al 20esimo posto. Ci sta questa differenza? Cioè Osimhen nella top 10 e Lautaro molto più indietro? Allora no, secondo me non ci sta. È vero che Lautaro non ha fatto un mondiale memorabile, no. Questo bisogna sicuramente dirlo, però diciamo che secondo me i due giocatori assolutamente potevano essere molto più vicini in classifica, insomma, ecco. Nel senso che appunto quello che può essere stato il plus di Martin, di Lautaro ai mondiali, sicuramente può essere compensato dalla maggiore prolificità di Osimhen nel campionato, eccetera. Detto questo, allargando un po' il discorso, è evidente che noi non solo non abbiamo giocatori top, no? Noi intese come campionato italiano, non solo non abbiamo i giocatori top, ma soprattutto non abbiamo le squadre top. Adesso quest'anno è stato un anno assolutamente incredibile con il Napoli, il Milan e l'Inter, ma non rispettavano sicuramente i valori veri del calcio europeo, quindi è giusto quello che è stato fatto, ma non credo che ci si possa aspettare a breve che qualcuno che gioca nel campionato italiano
vinca un pallone d'oro, perché comunque è difficile, la vedo molto difficile, sì, che le squadre italiane possano fare molta strada in Europa, come peraltro l'hanno fatto l'anno scorso. Adalberto Pastorella, conoscitore come pochi delle vicende del Milan, chiedo anche un parere su quelle che sono state le ultime uscite dei giocatori del Milan e nei confronti dei compagni Calabria, nei confronti anche dell'allenatore sia Calabria che Giroud. Abbiamo visto Giroud molto poco soddisfatto del cambio, come anche Leao nel finale di Napoli-Milan. Ti chiedo se questi eventi, quello a cui abbiamo assistito, possono essere considerati un indice di un malessere anche abbastanza profondo all'interno del Milan, o se, come dice Pioli, sono reazioni di nervosismo e di tensione che ci stanno, ma che sottintendono anche la voglia di reagire alle difficoltà. No, secondo me qualcosa sotto c'è, ma lo dico, ma perché tutto sommato, per carità, ci sono state due sconfitte pesantissime, una nel risultato, quella di Parigi in Champions, e una nel morale, che è quella della Juventus, oltre poi al derby, eccetera, però la classifica non è così negativa da giustificare un simile nervosismo. Credo che effettivamente Pioli abbia perso un po' di autorevolezza. Questo non significa che non la possa riacquistare anche in tempi brevi, ma certamente alcune scelte non sono state comprese dai giocatori, compreso anche le sostituzioni di Napoli. Dopodiché è anche vero che non è che la faraonica campagna acquisti del Milan, complice anche diversi infortuni, abbia portato poi tutte queste alternative a Pioli. Quindi è chiaro che sbagliare i cambi per Pioli, o comunque essere costretto a fare dei cambi che magari in altre situazioni non avrebbe fatto, è più facile che non farli sbagliare a Inzaghi, che come si gira in panchina fa comunque dei fior di giocatori, insomma. Grazie davvero Alberto Pastorella, presto, buona giornata e buon lavoro a te. Grazie a voi, buona giornata a tutti. E allora diamo uno sguardo alle tematiche, alle notizie messe in risalto dai quotidiani sportivi di oggi a riguardo del Milan, partendo dalle pagine in rosa della Gazzetta. Leao, che succede? Più nervi che gol, Rafa è sparito, troppa pressione. E anche la questione del caos agenti, sapete che Leao ha un agente che è Ted Dinvula, che ha un accordo fino a febbraio 2024 col giocatore, ma poi c'è anche il papà che è molto attivo sulle questioni del contrattuale del giocatore, e anche quel Jorge Mendes, che è lo storico agente di Rafa Leao, che è sempre molto vicino comunque al portoghese. Chiarimento nella notte con Pioli, scrive la Gazzetta dopo la reazione al cambio, un caso procura appunto con papà Antonio ancora protagonista. E poi ancora sempre dalla Gazzetta la questione infortuni, una pioggia di guai per Pioli e il Milan, Kalulu out 4 mesi, lesione al tendine di una coscia, e senza Pellegrino la difesa è ai minimi anche per il giovane giocatore arrivato dalla Spagna, un infortunio pesante, una frattura ad un piede, le lesioni muscolari sono già in doppia cifra, ricorda la Gazzetta, disponibili solo Ciao e Tomori, Sale, Simic dalla primavera, anche Bartesaghi che tornerà a disposizione, anche se non è certamente un centrale difensivo. Questa è la Gazzetta dello Sport, scorriamo e andiamo a vedere anche Tutto Sport di questa mattina, i malumori, infortuni, risultati, le spine Milan, le parole di Giroud, la protesta di Leao, i nuovi guai fisici e l'incapacità di battere le big. I traguardi sono aperti, ma Pioli deve trovare subito le contromisure per non restare indietro, scrive Tutto Sport di questa mattina. Un Tutto Sport che cita Bartesaghi e Simic, due giovani che possono dare un aiuto in questa fase di emergenza del Milan. Il club non cerca svincolati e guarda gennaio, i due giovani per l'emergenza. Poi sul mercato di gennaio del Milan interroghiamo a breve il nostro Fabio Santini, super esperto di calcio mercato, che ci darà le ultimissime, soprattutto sulla fronte Taremi. Si profila
possibile derby tra Inter e Milan. Stiamo a vedere novità della mattina, tra poco con Santini, Aika, Lulu e Pellegrino, lunghi stop. Anche qua da Tutto Sport, lesione tendina per il francese, rischia l'intervento, c'è una discussione chirurgica in atto, nel senso che è probabile debba andare sotto i ferri Kalulu. Per l'argentino una frattura al piede sinistro. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport, eccolo qua, ribellioni e gare a metà, il Milan a nervi scoperti, Giroud e Leao che non hanno gradito le sostituzioni contro il Napoli, i cali nella ripresa, l'Inter che scappa, quanti problemi per Pioli, quindi gli ingredienti del momento negativo del Milan nell'articolo del collega Adriano Ancona, che tra poco, dopo la pubblicità, avremo con noi al telefono per una bella analisi del momento dei rossoneri. Restate con noi, pubblicità. E allora, di nuovo in diretta a Metropolis Calcio, in collegamento con noi il collega del Corriere dello Sport, Adriano Ancona. Ciao Adriano, buongiorno e grazie. Ciao Michele, buongiorno a tutti. Allora, riprendiamo il tuo pezzo, il tuo bel pezzo di oggi sul Corriere dello Sport, ribellioni e gare a metà, il titolo, il Milan a nervi scoperti, perché oltre, no, al mancato gradimento nelle sostituzioni da parte di Giroud e Leao, ci sono anche dei numeri, no, sui secondi tempi del Milan, che sono discretamente inquietanti. Tu sei molto bravo con le statistiche, con i numeri, a maneggiarli e a scovarli soprattutto. Soprattutto questo numero legato ai gol presi nei secondi tempi. È vero che il Milan ha attraversato un ciclo importante che non è ancora finito, perché poi c'è il ritorno col Paris Saint-Germain in Champions League. Però un dato oggettivo è che nei secondi tempi il Milan fatica a gestire, ha perso con la Juve prendendo gol a metà secondo tempo, anche se era in 10, ha preso un imbarcare dal PSG, due gol, e poi soprattutto col Napoli, ecco, questo tipo di ragionamento sfocia nella rimonta che il Milan ha subito a Napoli, perché è una vittoria quasi sicura dopo un primo tempo stradominato, impensabile dopo 45 minuti così, non aver preso 3 punti a Napoli. Oggettivamente, per tornare al discorso sul nervosismo e applicandolo su Leao e Giroud, viene da pensare, viene da chiedersi cosa sarebbe successo se quel pallone finale di Kvaratskhelia fosse entrato invece che essere espulso da Magnotti. Il Milan incredibilmente avesse perso la partita, il nervosismo sarebbe moltiplicato in questo momento. Invece, perlomeno, diciamo che il lato positivo è stato quello di aver evitato la brutta figura e aver preso un punto a Napoli, quindi sono state infatti due partite diverse tra i due tempi. Adriano, esiste un qualche livello, come dire, di discussione interna allo spogliatoio rispetto all'allenatore Pioli, per quel che ti risulta? Ma io credo che in questo momento è vero, le cose poi a caldo, prendi l'esempio di Calabria a Parigi, prendi lo stesso episodio di Leao e Giroud a Napoli, poi possono essere un po' ingigantite perché, come ha detto Giroud, siamo esseri umani, il momento è quello lì. Però Pioli è un allenatore che legittimamente si sente sempre sotto esame, già la scorsa stagione non era così poi sicuro la sua permanenza, ricorderete il polverone con la due di Mandù e Massara, insomma anche Pioli non era caldissimo, ha detto che se un allenatore non ci credi lo devi cambiare in estate, non certo dopo uno o due mesi di stagione, soprattutto se sei il Milan. Però si naviga a vista in questo momento, ecco, di sicuro, e si è appesi inevitabilmente ai risultati. L'anno scorso il Milan, anche questo è oggettivo, in campionato, sul campo, è arrivato quinto perché la Juventus ha fatto più punti e si trova a giocare la Champions League perché la Juventus è stata penalizzata. Ecco, qualche giorno fa è stato premiato a Milanello Pioli per le 200 panchine, no? col Milan, e si è registrata anche una battuta, no? Del dirigente Furlani, che ha detto speriamo di festeggiare a maggio la conquista dello scudetto con Pioli. Quella battuta va anche interpretata come dire una linea di demarcazione tra quello che può essere il presente e il futuro del Milan, cioè Pioli senza scudetto verrà messo in discussione dalla società oppure no? Ma ci sono i giocatori del Milan che addirittura parlano anche di obiettivo Champions League, cioè nella loro testa prima. Però non sono dirigenti, sono giocatori. Furlani è un dirigente importante, no? Certo, beh sì, in questo momento il Milan non può passare la sticella, interpretiamo così il tipo di ragionamento, il tipo di ambizione. Il Milan ha vinto lo scudetto un anno e mezzo fa, quindi il ridimensionamento che c'è stato anche nella scorsa stagione può essere abbastanza, se visto dalla loro prospettiva. È chiaro, come dicevo prima, c'è stato un
pesante cambiamento in società, in dirigenza nell'ultima estate, la transizione tra una stagione e l'altra, però Pioli è chiamato a ottenere risultati. Certamente 200 panchine sono tante, lui ha appena compiuto peraltro non solo questo tipo di cifra tonda come partite in cui ha allenato il Milan, ma anche 4 anni esatti dal suo arrivo, che è stato un crescendo, perché ha riportato il Milan dopo 7 anni, ha rivinto lo scudetto dopo 12 stagioni e non può permettersi adesso di fare lo stesso tipo di percorso, cioè andare indietro e lasciare il Milan come l'aveva trovato. Ecco, questo è assolutamente da evitare. Grazie davvero, buon lavoro, buona giornata, buon tutto. Adriano Ancona, Corriere dello Sport. Grazie a voi, buon proseguimento, ciao a tutti. E allora, prima di chiudere questa prima parte di Metropolis Calcio, poi nella seconda ulteriori commenti e approfondimenti con Jacopo Galvani per il momento del Milan, anche con Fabio Santini con le ultimissime da non perdere di calciomercato in vista di gennaio, che non è così lontano, ormai manca sostanzialmente mancano 2 mesi all'apertura del mercato di gennaio. La Gazzetta oggi ha aperto con Vlahovic, la mia signora allungherà il 2027 andando incontro al club, in settimana vertice con l'agente, che cosa si racconta? Poi approfondiremo e cercheremo eventualmente riscontri con Fabio Santini. Andando dentro e scorrendo le pagine del giornale, si racconta di un Vlahovic aperto alla spalmatura di parte dell'ingaggio previsto all'attuale contratto su una ulteriore annualità, se non due addirittura, si parla anche di 2028. Il tentativo della Juventus è quello di abbassare quello che è il peso a bilancio del giocatore tra ammortamento del cartellino e ingaggio, che nell'ultimo anno di contratto previsto attualmente, cioè 2024-2025, andrebbe ad ammontare in termini di stipendio netto addirittura a 12 e oltre milioni di euro, quindi davvero un peso molto molto importante già ora, figuriamoci nel futuro, per le casse della Juventus, quello rappresentato da Dusan Vlahovic. Per un Vlahovic che sembrerebbe voler giurare fedeltà, almeno sulla carta, alla Juventus, c'è anche un giuramento di fedeltà di Lautaro Martinez, che ieri in sede di assegnazione del pallone d'oro ha spiegato che per lui in questo momento c'è solamente l'Inter. Penso alla mia squadra, voglio vincere e portarla il più in alto possibile. A domanda sul Real Madrid, Lautaro Martinez ha risposto: parliamo ovviamente di una squadra molto importante. Non ha detto altro per la Gazzetta, una frase questa più di cortesia, per cortesia che per ambizione. Ma stiamo a vedere, insomma, Lautaro è nel pieno della sua carriera, sicuramente sta bene a Milano, sicuramente è felice la sua famiglia. È vero anche che la sua vicenda con l'Inter è una vicenda che perdura da diversi anni, e è nel pieno della maturità, quindi le vie del mercato sono sempre infinite nel calcio, lo sappiamo. E allora, prima di chiudere questa prima parte, vediamo anche questa notizia, che col calcio c'entra poco, più di gossip se vogliamo, però riguarda un campione, comunque un grande giocatore come Dybala. È una notizia bella, quindi andiamola a vedere. Dybala pazzo d'amore, proposta di matrimonio e super anello alla fidanzata Oriana Sabatini. L'Argentina ha chiesto alla fidanzata di sposarlo con una vera di brillanti per sempre, il virgolettato sui social, con tanto di foto, le emozioni della promessa, e il Corriere dello Sport che ricorda anche che lei ha detto sì, che è un dettaglio abbastanza importante. Insieme hanno pubblicato la foto della proposta con la scritta per sempre. Dybala poi ha svelato dove ha fatto la proposta di matrimonio a Oriana: a Fontana di Trevi, cornice più romantica non poteva esserci, scrive il Corriere dello Sport. Chissà che ora l'ha fatta questa proposta a Fontana di Trevi, visto che è sempre assalita la turisti e ci vuol poco a evidenziare la presenza di Dybala e a rovinare un po' il momento di romanticismo tra i due. Vabbè, magari ne sapremo di più nelle prossime ore. Intanto andiamo a chiudere questa prima parte di Metropolis Calcio e al rientro restate con noi, saremo con Jacopo Galvani per continuare a parlare del momento non bello, non positivo del Milan, ma anche di calciomercato. Parleremo con Fabio Santini. Adesso la pubblicità, 2 minuti 2, restate con noi. Eccoci qua di nuovo in diretta, seconda parte di Metropolis Calcio, intanto con Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, ciao, buongiorno. Ciao a tutti voi. Allora, so che nella zona dove tu abiti a Milano c'è stata una problematica molto seria, abbiamo raccontato anche con
Stefania Cattaneo in Metropolis, no, di approvvigionamento energia elettrica, e ci hai spiegato che potrebbe esserci anche qualche mancanza durante la diretta. Quindi se vai a nero non è un problema nostro, ma è tuo in questo senso. Sì, stamattina ho fatto un collegamento con TMV Radio ed è saltato proprio pieno blackout. Va bene. Hai fatto bene ad avvisarci, no. Hai questa bella luce dai lucernari di casa tua che ti illumina quasi divinamente, devo dire, con questo... Con questo background non male, va bene. Allora, dobbiamo parlare. Oh, Fabio Santini che ci ha raggiunto live. Ciao Fabio. Ciao Michele, ciao Jacopo. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ben ritrovato anche a Fabio Santini, col quale tra poco vedremo un po' di notizie succose di calciomercato. Intanto vi chiedo che cosa ne pensate dell'ottavo pallone d'oro a Messi. È stata cambiato il regolamento quest'anno. Se andate a comprendere la stagione dall'agosto dello scorso anno fino al giugno di quest'anno, non più l'anno solare, questo per permettere a Messi di essere trionfatore col pallone d'oro vinto col mondiale nel 2022. Tante polemiche, c'è chi avrebbe visto bene invece Haaland come trionfatore, c'è chi avrebbe visto anche qualcun altro. Insomma, ditemi un po' la vostra, Galvani. Beh, io stamattina ho fatto un post un po' polemico. Ho scritto gol di Haaland, pallone d'oro a Messi. Mi sembra di essere stato piuttosto chiaro. È diventata una cosa che è anche stucchevole, perché io così a memoria conto almeno 3 palloni d'oro non assegnati ad avversari per darli a Messi. Mi viene in mente Iniesta, Xavi e Lewandowski, e quello di quest'anno posso essere un po' traballante, però almeno 3 sono stati assegnati lui d'ufficio. Non lo trovo proprio giusto. Io capisco che c'è una necessità di creare dei miti, di creare delle storie, però così è diventato stucchevole. Ormai è un premio che ha perso di qualità, di significato. Una volta veder vincere il pallone d'oro a un giocatore, ti alzavi in piedi perché dicevi tu sei veramente il più forte. Vederlo vincere, questi qua che ha vinto Messi, che alcuni meritatissimi, perfetto, il miglior giocatore in assoluto, però io mi chiedo, mi metto nei panni di Haaland, aver fatto scarpa d'oro, aver vinto tutto ciò che ha potuto vincere, il mondiale sappiamo che con la nazionale in cui milita la massima aspirazione è poterci partecipare. Nonostante quello che ha fatto, tutto perfetto, cosa deve fare per poter vincere il pallone d'oro? Però ragazzi, cioè, dico anche la mia, poi chiedo a Fabio. Cioè, vincere un mondiale, e lo diceva il grande Franco Rossi, che stiamo ricordando in queste ore, 10 anni dalla sua scomparsa, vale 25 Champions League. Cioè, Messi ha vinto finalmente la protagonista un mondiale, come poteva non essere premiato quest'anno? Questo è il mio parere, Santini. Può essere vero, però perdonami. No, io volevo solo dire che... Aspetta, scusa Fabio, allora Galvani concludi, poi Santini. Ho visto una statistica che Messi è vero che ha fatto 7 gol al mondiale, di cui 4 su calcio di rigore. Allora dovrebbe vincerlo anche Julian Alvarez, doveva essere che ha fatto più gol di lui e doveva... Vabbè, non è che si vince il pallone d'oro in base anche ai gol fatti. Però, Messi è stato il trascinatore per una volta dell'Argentina. Ce n'è una perché lui debba vincere il pallone d'oro. Cioè sono 8, guardate che 8 è una roba incredibile, e per giunta questo qua sarà il primo pallone d'oro americano della storia che non è assegnato alla squadra del calcio europeo. Può anche succedere questo. È evidente che si voleva dare il pallone d'oro l'ultimo, si voleva tramandare alla storia del calcio il più grande giocatore degli ultimi anni. Questo è evidente anche l'incapacità, la mancanza di fantasia degli organizzatori, che potevano dare il pallone d'oro alla carriera a Messi e il pallone d'oro a Haaland o a Mbappé, meglio Haaland che ha vinto la Champions League. Lo trovo semplicemente più che scandaloso, così patetico questo pallone d'oro. Non mi aspetto altro da questo. Ci sta, ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe altro. Cosa ne pensate? Lo chiedevo anche a Pastorella in precedenza, perché tra i giocatori che militano nel campionato italiano c'è un Osimhen che è all'ottavo posto, quindi addirittura nella top 10, capocannoniere in Serie A, vincitore dello scudetto con Napoli, Lautaro Martinez, campione del mondo con l'Argentina, finalista in Champions League, è arrivato 20°. Corretto.
È vergognoso. Corretto, perché ah, beh, vergognoso. mi piace, corretto e vergognoso è splendido per capire giusto le posizioni. Adesso Cioè, le spiegate anche, fantastico. Io Galvani. Con l'amico Andrea Bosio ho discusso tante volte quando lui diceva: ah, merita il pallone d'oro Lautaro. Io dicevo: secondo me, mai nella vita non è stato. È una cosa oggettiva, non è che lo dico io. Non è stato un titolare della nazionale argentina, quindi non, giustamente non poteva rientrare nella top 10 se si guarda il mondiale del pallone d'oro. Osimhen mi sembra che abbia fatto una stagione stratosferica e soprattutto ha fatto qualcosa di incredibile riportando lo scudetto a Napoli. È giusto che venga premiato con un ottavo posto. Poi che Lautaro uno possa dire no, ma non è ventesimo, è quindicesimo, è diciottesimo, quello non lo discuto, ma che sia fuori dalla top 10 mi sembra corretto. Santini, perché invece dicevi scandaloso che sia... Non vorrei che tu mi fraintendessi, Michele, è vergognoso che giustamente Osimhen è all'ottavo posto, anzi poteva anche essere un attimo più su, però sicuramente Lautaro doveva stare nei primi 10, ecco. Bene o male l'Inter ha giocato una signora finale di Champions, è un signor giocatore, è vero che il suo apporto per la conquista della Coppa del Mondo è stato praticamente nullo, però metterlo al ventesimo posto mi sembra un'esagerazione. Fabio, poi di mercato parliamo più nello specifico, in maniera approfondita, nella seconda parte. Tantissime cose anche dell'ultimo minuto. Benissimo, sì. Visto che siamo su Lautaro però, quelle parole di ieri sera da Parigi, per me c'è il pensiero all'Inter, sto bene con la mia famiglia, e alla domanda sul Real, è una squadra, ha detto, molto importante e niente altro. È da escludere? Sono da escludere sorprese la prossima estate su Lautaro? Mai escludere sorprese quando un potentato finanziario e storico si muove su un giocatore del campionato italiano. Mai. Nessuna società italiana può dire di no a un'offerta indecente, tantomeno l'Inter. Sicuramente Lautaro, che adesso è capitano, si sente investito di una grande responsabilità rispetto agli altri anni, vuole vincere questo scudetto, vuole cercare di portare l'Inter più avanti possibile. Ma è fuori discussione che se arriva il signor Real Madrid e dice: cara Inter, questi sono 120 milioni, che è la base su cui l'Inter si mette seduta a tavolino, fermo restando che l'Inter ha già fatto sapere che per 180 Lautaro può partire. Bene, questo significa che c'è una sua quotazione, lui in questo momento ha fatto bene dire così, ma mai pensare che una squadra straniera non possa prendere un giocatore che gioca in Italia. Allora, intanto cosa ne pensa anche Galvani su Lautaro Martinez? Ha 26 anni Lautaro Martinez, è nel pieno della carriera, ha già una lunga militanza con la maglia dell'Inter, con la quale ha vinto campionato, con la quale ha conquistato la finale di Champions League. Io ragiono solamente guardando un po' le storie, le carriere anche dei giocatori, è in quella fase Lautaro che, se non è, non me ne voglio gli interisti, la prossima estate, quella dopo, probabilmente può aprire un nuovo capitolo della carriera, a meno che decida di restare fino a 32 anni in maglia dell'Inter, per carità. Però se vuoi cambiare, forse la prossima stagione e quella successiva sono quelle chiave, no Galvani? Ma partendo una considerazione su Lautaro a Real, secondo me non è fattibile, perché Real Madrid ha già bloccato Endrick, che dovrebbe arrivare a giugno e che è considerato il baby fenomeno del calcio brasiliano. In più sappiamo tutti che c'è questa probabilità molto alta che prendano Mbappé a parametro zero, quindi non vedo come possa rientrare Lautaro, perché Endrick sicuramente non arriverà a guardare gli altri giocare, considerato uno dei fenomeni del calcio sudamericano, quindi probabilmente nel giro di 6 mesi sarà poi uno dei titolari di questa... Però se va sul mercato, no, Santini, Lautaro a certe cifre, non ci sarà solo il Real Madrid, io credo, no, che possa farsi un pensiero. No? Bravo! Prego, Santini. Scusa, Jacopo, il mio appunto non era relativo a Lautaro al Real Madrid, questa è la domanda che gli hanno fatto ieri sera. Ma è relativo al fatto, come giustamente facevi notare tu, Michele, che Lautaro entra in quell'età, in quel periodo in cui un giocatore, a fronte di una mega offerta, è ovvio che si guarda in giro. Bisogna che i tifosi delle squadre italiane se ne facciano una ragione. E poi vabbè, parleremo dei rinnovi, dei contratti, sì, da Giuntoli alla Juve, il che significa
tante tante cose. Tra poco allora, adesso la pubblicità, poi entriamo anche nelle problematiche del Milan tra infortuni, non ammutinamenti, ma insomma comportamenti come dire poco edificanti di qualche giocatore in confronto di Pioli, e poi ripetiamo tutte le news di mercato ancora con Fabio Santini. Restate con noi, solamente un minuto e mezzo di pubblicità. Rieccoci in diretta Metropolis Calcio, un'ultima parte che dedichiamo al Milan ma anche al calciomercato. Intanto entriamo un po' nel merito, nel dettaglio, all'interno delle problematiche di casa rossonera, tra infortuni, tensione e un Pioli in discussione, come dice il nostro titolo. Galvani, qual è l'aspetto secondo te, da tifoso del Milan, più preoccupante in questo momento? La questione degli infortuni che si accumulano, si accavallano, la tensione che è emersa anche tra i giocatori, se vogliamo l'allenatore Pioli, o le problematiche anche tattiche dello stesso Milan, che in certe partite con squadre di un certo livello come dire, continua a mantenere un certo tipo di atteggiamento che ai più sembra anche, come dire, un po' arrogante, un po' spocchioso. Per me il problema più grave rimangono gli infortuni. Lo dicevo anche qua con voi e prima della partita in un collegamento fatto, dicevo che è un problema sta cosa degli infortuni. Lasciamo stare i traumatici, possiamo appellarci alla sfortuna. Cioè, e vedi Pellegrino, e vedi Kalulu, che da quello che ho capito è stata una ginocchiata, che come si dice in gergo una vecchietta, che è finita sul legamento e si è rotto. È una sfortuna mai vista, però capita, va bene, fa parte del calcio. Però arrivare dalla prima giornata ad oggi con 19 infortuni muscolari, praticamente quasi due a partita, è una cosa che non si è mai vista. Cioè, qua devono intervenire, deve intervenire la società. Poi apro, chiudo una parentesi, e se pensano che la colpa non è nel preparatore atletico, anche se poi oggi, stamattina leggevo sui social un ragazzo che ha pubblicato vari articoli del passato di Pioli, dove si imputava già ai tempi della Lazio e problemi sulla preparazione atletica. Quindi, allora, se è un problema del preparatore atletico va sollevato. Se è un problema invece, dico io, è un dubbio che vi posso anche porre, magari che i campi di Milanello non sono più all'altezza e vanno rinnovati, devono rinnovare i campi di Milanello. Questa situazione qua non è più accettabile, perché due infortuni muscolari a partita è una cosa folle. Quando poi invece guardo dall'altra parte del naviglio, che ho dei giocatori più in là con gli anni rispetto a quelli del Milan, che praticamente non si fermano mai e corrono il doppio, c'è qualcosa che non funziona. Santini, qual è l'aspetto da mettere con matita rossa sotto, tra gli infortuni, le tensioni, spogliatoio Pioli e l'aspetto tattico? Allora, gli infortuni, Pioli, diciamo, è corresponsabile. È evidente che c'è qualcosa che non funziona. Io non lo so se sia nella qualità del terreno nel campo d'allenamento di Milanello, ma forse anche nello staff tecnico, che addirittura la partita col Napoli, quattro infortuni. Sì, poi si sono fatti male a Diego Armando Maradona, non a Milanello, no? Voglio dire, non si sono fatti male a Milanello. Si sono fatti male a Diego Armando Maradona a Napoli. No, appunto. Poi la questione tattica, ma sai, lui sì, è vero, secondo me lui è diventato un po' troppo spregiudicato, forse ascolta un po' troppo le critiche di Arrigo Sacchi, non ha il Milan dei grandi che aveva Arrigo Sacchi e va incontro a delle brutte figure. Il problema è il rapporto dello spogliatoio, il rapporto della struttura tecnica con la squadra, in particolare con certi giocatori importanti. Ecco che qui si trova la soluzione, si spera di trovare la soluzione nel mettere sotto contratto Ibrahimovic. Ma Ibra ci sta pensando, per che cosa? Perché uno vuole carta bianca, due vuole capirci proprio di come mai ci sono tutti questi infortuni. Di fatto diventa il deus ex machina del Milan, e questo riduce di grande quantità il ruolo dell'allenatore. Galvani, è una soluzione necessaria quella di un altro dirigente dentro al Milan, di campo, di spogliatoio, che conosca di pallone? È chiaro che il nome sembra quello di Ibrahimovic, non se ne vedono molti altri all'orizzonte, ma se non fosse lui un altro, è una stretta necessità per la stagione del Milan trovare questa figura e inserirla
nell'organigramma? Non lo so, io questa cosa qua non riesco a dare una risposta, me lo stanno chiedendo tutti, anche quelli che mi chiedono l'esonero di Pioli. Io continuo a dire va bene, mandiamo via Pioli, poi fatemi un nome credibile da mettere su quella panchina, perché quando sento dire Antonio Conte, Conte ancora con 15 milioni è sotto contratto col Tottenham, prende 15 all'anno, anche se si dimezzasse lo stipendio prenderebbe il doppio di Pioli comunque. Ma poi non viene in Conte, ragazzi, non va in corsa da nessuna parte, questo lo sappiamo con certezza da fonti nostre. Conte a stagione in corso non va da nessuna parte. No, ma infatti non mi sembra fattibile, sono sogni dei tifosi, ma non mi sembrano piste percorribili. Il fatto di prendere Ibrahimovic o no, non lo so, cioè con quale ruolo verrebbe Ibrahimovic? Di team manager? Entrare nello staff di Pioli come allenatore? Io, se non abbiamo queste risposte, è difficile dire se Ibrahimovic serve, perché un conto se è il giocatore può permettersi certi comportamenti, ma il dirigente non può permettersi certe uscite, certi comportamenti. Cioè voi pensate Ibrahimovic è dirigente che va davanti alle telecamere e dice io sono più forte di Leao. Ibrahimovic è una persona molto intelligente, saprebbe certamente quale, come andare a smussare i lati del proprio carattere e come anche apparire pubblicamente. Io non ho nessun dubbio da questo punto di vista. Finché ha fatto il giocatore, si è comportato da giocatore. Dovesse fare il dirigente, saprebbe certamente, da ragazzo, da uomo intelligente, fare il dirigente, credo, Galvani. Io sono un fan anche di Ibrahimovic, che sia chiaro. Però in questo momento non lo so, cioè per me in questo momento anche le reazioni che ha avuto Leao e Giroud sono diverse, cioè nel senso Leao secondo me è anche una punizione del fatto che a volte sembra veramente non fregargliene niente della partita, quindi ci sta che gli si faccia capire guarda che sta in panchina se non cambia atteggiamento, è un ragazzo giovane e a volte si dice bisogna dare un po' la frusta e la carota. Dall'altra parte Giroud, ragazzi, Giroud ha 37 anni, non stava più in piedi, non correva più, poverino, per quanto bravo, intelligente, grinta, non ce la faceva più. È anche logico dire do un cambio. Io personalmente, io parlo, non avrei mai tolto Leao, perché per me Leao è quel giocatore che ti può fare la giocata risolutiva. Allo stesso tempo non avrei mai messo Jovic. Che mi sembra un ex giocatore, però mettevo Cafor a fare la prima Jacopo punta. Hai aperto introdotto il tema dell'attacco del Milan, delle lacune che ha là davanti il Milan, e a gennaio Santini, il Milan dovrà cercare di combinare qualcosa là davanti. Com'è la situazione, qual è il nome caldo, perché poi insomma ci sono giocatori associati anche all'Inter, no? Che ha esigenze pure lei di andare sul mercato là davanti per gennaio. Com'è la situazione? Certo, che notizie certo. Abbiamo oggi? Da tempo si sta giocando, e l'abbiamo detto in tempi non sospetti, questo derby per Taremi. Ultimamente davamo l'Inter un po' avvantaggiata, ma attenzione, Taremi ha fatto questa considerazione e l'ha esternata al suo entourage. Perché devo andare all'Inter? Sarei titolare con Thuram e Lautaro davanti? No, è molto più facile che invece possa essere titolare al Milan, laddove appunto Giroud, visto l'età, potrebbe essere l'alternativa a lui. Quindi in questo momento mi sento dire che il derby per Taremi propende a favore del Milan, ma si sa, è una partita che durerà tutto il periodo del calciomercato invernale, quindi fino al 31 gennaio 2024. Poi c'era Jonathan David, sempre orbita Milan, anche lì bisogna capire quale possa essere la strada, visto il costo del giocatore. Attenzione però che il Milan ha praticamente raggiunto l'accordo per il difensore Juan Miranda del Betis Siviglia, 23 anni, che ha parametro zero. Gli ha offerto un quinquennale a 3 milioni più bonus e sembra che a gennaio Juan Miranda vestirà la maglia rossonera. Quindi con poi anticipo. Se vuoi vado avanti, perché abbiamo notizie che riguardano l'Inter e l'Juventus. Un attimo solo, Galvani, ma se Taremi arrivasse al Milan, il Milan potrebbe garantire il posto da titolare? Cioè in un Milan dove Giroud... 30, quanti anni ha Giroud? 36, 37. Un Milan in cui Giroud si lamenta per un cambio all'81esimo, Giroud sarebbe tranquillo a fare il secondo di Taremi? Questa è la prospettiva che potrebbe proporre il Milan all'iraniano?
Guarda, sono molto cattivo. A me di quello che pensa Giroud non me ne frega niente. Il semplice fatto è che guardo i dati alla mano, sui numeri. Se tu lasciamo perdere l'ultima, come si dice, l'ultima partita, ma fino ad allora aveva fatto un gol solo su azione, il primo settembre. Non puoi pensare di aspirare a essere titolare del Milan. È normale che il Milan cerchi uno più giovane da mettere titolare. Per me l'uomo non può essere Taremi, sottolineo, non può essere Taremi. Devi prendere un giocatore piuttosto a giugno, ma prendi un giocatore giovane che ti garantisca della prospettiva. Poi, se il giocatore farà benissimo, lo sappiamo tutti che verrà ceduto. Ma il Milan ha un problema col centravanti, e vi dico anche da quando. Dal primo Zlatan Ibrahimovic, che il Milan non ha più un centravanti degno di nota. Non si può andare avanti così. Allora, Santini, andiamo avanti. Poi quando vuoi mi dici anche di Vlahovic, la situazione, se arriverà questo rinnovo oppure no. Prego. No, intanto, rimanendo in casa Milan, registriamo questa cosa, che può essere anche un po' curiosa, Michele. Gagliardo si è offerto al Milan, si è fatto vivo lui. Lui in questo momento è disoccupato. Sì, è un po' che cerca una squadra. Quando c'è una panchina libera arriva sempre il nome di Gagliardo. La gente è bravo la gente di Gagliardo, ci prova. Ecco, vedi, tu l'hai pronunciato giusto, Gagliardo, non Gagliardo. Gagliardo è il Gagliardo romano. È quello di Verdone. Comunque, attenzione, perché ci sono tanti allenatori di nome disponibili, pensiamo a Zinedine Zidane, pensiamo a Igor Tudor, insomma ce n'è. Conte in corsa non prende assolutamente nessuna squadra. Per quanto riguarda l'Inter ha messo gli occhi su un centrocampista del Lecce che è Ramadani. Ausilio ci sta lavorando, è ovvio che continua il derby per Taremi, e attenzione, si sono ripresi i rapporti con l'entourage di Zielinski, che è a parametro zero al Napoli, ma non rinnova con Aurelio De Laurentiis, e qualcuno lo dà sicuro in maglia nerazzurra a giugno. Juve, che lo sappiamo, vuole prendere Samardžić a tutti i costi, ma soprattutto Juve che si sta muovendo per i rinnovi, il primo dei quali è Dusan Vlahović. Allora, l'ingaggio di Vlahović parte da 7 milioni di euro di base fissa a salire fino a 12 milioni all'ultimo anno. Un modo per blindare e alleggerire il bilancio del club, visto che da stipendio e ammortamento il giocatore pesa per 35 milioni di euro a bilancio, che è il più alto della rosa di Allegri. Quindi cosa vuole fare? La Juve vuole anche rinnovare, anzi sembra che ormai l'abbia già fatto, con Fagioli fino al 2028, vicina anche la fumata bianca per il rinnovo di Locatelli, e Chiesa, Rugani, Bremer, Szczęsny, dopo l'ufficialità, diciamo che quello che rimane più in bilico è proprio Chiesa, ed è proprio questo il motivo per cui Giuntoli vuole chiudere al più presto il rinnovo con Vlahović. Insomma, questa è la situazione reale di importante. Oltre ai rinnovi, la Juventus è molto attiva per gennaio, no? Al centrocampo Juventus ha perso delle forze, Pogba, Fagioli, chi arriverà a gennaio in casa Juve? Santini? Ma, come ti dicevo, Samardžić sicuramente. È il favorito? La Juventus, non ho capito. No, dicevo, il favorito è Samardžić per il centrocampo della Juve a gennaio? Il favorito assolutamente è Samardžić. Avevo annunciato qui a Telenova che il Newcastle e il Manchester United vorrebbero prendere Rabiot, in particolare il Newcastle che ha perso l'ex giocatore del Milan per squalifica, e non è arrivata nessuna offerta concreta. Davanti a 60-65 milioni Rabiot può uscire, allora in quel caso bisognerà andare a prendere anche un altro centrocampista, e sinceramente insomma le cose non è che ci siano centrocampisti a iosa nel calciomercato di gennaio. Attenzione, ce n'è uno che piaceva molto al Milan, che però ha lasciato un po', è giovane, è del 2006, si chiama Hassan Bedraogo, è un centrocampista dello Schalke 04 e ha una quotazione di 500.000 euro. Okay, questa è la situazione nella sua
complessità, ma anche nella sua identità di gennaio. Galvani, oltre al ruolo di attaccante, centravanti, titolare probabilmente, non più vice Giroud, il Milan a gennaio cosa deve fare? Un difensore centrale anche? E poi? Ma io prenderei un vice e Teo, sicuramente, perché non c'è in rosa. E il centravanti, ma Miranda, se devo prendere per certo, prendere, preferisco non prendere nessuno e preferisco che l'investimento grosso si faccia a giugno. E il difensore centrale non lo so, nel senso che bisognerebbe capire i tempi di recupero. Beh, perché Kalulu si parla di 4 mesi, insomma già una tempistica importante, no? come Kalulu, assenza, okay, però Pellegrini ciao, altrettanti, 3 mesi probabilmente. Ciao, è una squalifica. Kier rientrerà alla fine, potresti, promuovendo Simic dalla primavera, potresti per assurdo stare lì se decidi di fare un investimento importante a gennaio sull'attaccante. Se decidi di non prendere l'attaccante perché dici lo prendo a giugno, allora è ovvio che prendi un difensore centrale. Bisogna capire quant'è il budget a disposizione, certo, perché qua noi facciamo sempre i conti ma senza sapere quanto la società può spendere effettivamente. Allora, per chiudere, Santini, in 30 secondi, l'ipotesi Jonathan David per il Milan a gennaio è tramontata oppure no? No, non è tramontata. Il problema è che il giocatore, come dicevo prima, Michele, ha una quotazione elevatissima. Troppo alta. Ha ragione Jacopo quando dice: ma noi non sappiamo quali siano le risorse finanziarie del Milan. È vero, cioè il problema è questo: tu puoi prendere un giocatore come Jonathan David, minimo devi avere a disposizione 40 milioni, anche se lo valutano 60. Quindi, sai, è pronto il Milan ad affrontare questo esborso, certo, durante il corso di questa stagione? Non credo. Grazie a Fabio Santini, grazie a Jacopo Galvani. Grazie a voi. A presto con grazie entrambi. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi per averci seguito. Torniamo naturalmente domani giovedì con Metropolis Calcio dalle 13:30 alle 14:30. Buon pomeriggio da parte mia.